Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che come ogni settimana porta avanti la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo dalle onde di Radio Gamma 5, che trasmette su 94 FM. Intanto vi do il mio indirizzo. Io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53, Marostica Vicenza. Vi do anche il numero di telefonino dell'istituto qualora voleste lasciare qualche messaggio. È lo 0338 39 10 727. Nella trasmissione di oggi continuiamo il discorso sul crogiolo del male. Ricordiamo, ricapitoliamo un attimino il discorso sul crogiolo dello stregone che stiamo facendo ormai da un anno e mezzo circa. Che cos'è il crogiolo dello stregone? Il crogiolo dello stregone è l'insieme degli elementi attraverso i quali l'individuo costruisce se stesso e costruisce se stesso sottraendosi dall'orrore cattolico, dall'orrore cristiano in cui è stato educato. Perché questo? Perché a differenza delle religioni monoteiste, il paganesimo afferma che non esiste una volontà creatrice, non esiste un Dio creatore, per cui non esiste una parola divina, ma esiste il mondo, esiste ciò che esiste in questo momento, che prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, marcia per costruire la coscienza universale. Dunque, la coscienza universale non sta all'inizio dell'universo, non sta all'inizio della creazione, ma sta alla fine del tempo, alla fine dei mutamenti, come risultato delle trasformazioni di ogni singola coscienza esistente in questo momento. Può essere l'essere umano, può essere l'essere terra, può essere le galassie, può essere il sole, può essere il virus, può essere qualsiasi essere esiste in questo momento, anche nel più remoto e sperduto pianeta dell'universo, sia esso di origine fisica che di origine solo di energia vitale, bene, attraverso la loro sequenza di mutamenti, attraverso il prendere nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, attraverso l'espandere se stessi, la propria coscienza, la propria consapevolezza, attraverso anche dei meccanismi, bene, alla fine di tutto questo c'è la costruzione della coscienza universale. Mentre invece la morte del corpo fisico non è la fine dell'esistenza dell'individuo, a meno che l'individuo non abbia accumulato abbastanza potere di essere, non abbia accumulato abbastanza energia, non abbia accumulato abbastanza consapevolezza attraverso la serie delle sue scelte e non abbia costruito il proprio corpo luminoso su cui trasferire la propria coscienza. Dunque, la morte del corpo fisico, per l'essere umano, parliamo dell'essere umano perché noi siamo esseri umani, è la fine di tutto, a meno che l'essere umano non abbia attraversato la propria vita costruendo se stesso, cioè prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della sua esistenza. Partendo da questa concezione, mentre per chi crede in una religione monoteista c'è il rispetto della parola di Dio, cioè la parola del suo Dio fondatore, è il momento di riferimento per cui si prega l'intervento divino, ci si sottomette al volere, ci si sottomette alle regole morali, e questo secondo loro li porta ad essere ben visti dal loro Dio, per cui il loro Dio gli concede il paradiso. Nel paganesimo e in stregoneria, ogni nostra scelta va a costruire noi stessi e va a costruire il nostro corpo luminoso o a distruggerlo o a dissiparlo. Per cui ciò che noi facciamo va a costruirci. Per cui mentre per un cristiano c'è la ricerca del suo Dio, per un pagano c'è la costruzione di se stesso. Cioè sono due concetti assolutamente antitetici. All'interno di questa concezione generale, messa in pochissime parole, abbiamo elaborato il crogiolo dello stregone. Il crogiolo dello stregone altro non è che il crogiolo è lo stregone stesso, è la persona stessa, è il pagano, è l'essere umano. E le cose che vengono messe dentro e che vengono mescolate, altro non sono quegli elementi che gli consentono di sottrarsi all'assoggettamento, all'orrore del condizionamento educazionale cattolico. Perché questo? Perché
Perché l'essere umano non è creato ad immagine e somiglianza di un Dio padrone, è costruito attraverso una serie di mutamenti. Pertanto viene condizionato a credere nell'esistenza di un Dio padrone, è condizionato a considerare un Gesù buono, è condizionato a dire che è buono, che è il macellaio di Sodoma e Gomorra, è condizionato a fare tutte queste cose. E quel condizionamento è arte della magia nera, è arte del distruggere l'individuo, per cui non serve nessun bel ragionamento per portare l'individuo a vedere le cose per ciò che sono, ma serve un'arte di magia, serve una stregoneria per sottrare l'individuo dall'assoggettamento. E per far questo abbiamo elaborato il crogiolo dello stregone. In questo crogiolo c'è l'attenzione, il chiedersi il perché delle cose, l'esercizio della follia controllata, il vivere per sfida, l'agguato, la meditazione, la contemplazione, il sognare, il chiamare le cose col loro vero nome, il palpare il mondo, il togliersi dal centro del mondo, l'uso della determinazione, della volontà, eccetera. C'è tutta una serie di elementi che messi all'interno del crogiolo dello stregone e mescolati assieme portano l'individuo a prendere nelle proprie mani la responsabilità della sua esistenza e a dire al mondo: io esisto, io sono il padrone della mia vita. Va bene, magari le condizioni di vita sono disastrose, magari le leggi a cui io sono sottomesso tendono a bloccare il mio sviluppo, però io all'interno delle mie possibilità mi prendo nelle mie mani la mia vita, mi prendo nelle mie mani le mie scelte, io sono responsabile di ciò che faccio. Per cui anche se le condizioni sono spaventose, io comunque cerco di costruire sempre il meglio. Bene, e questo è il fare del crogiolo dello stregone. E noi nel crogiolo dello stregone abbiamo messo gli elementi, ma non li abbiamo precisati più di tanto. Perché? Perché la stregoneria e il paganesimo sono delle scelte soggettive. E il vedere il mondo è un vedere il mondo in maniera soggettiva. Nel paganesimo e stregoneria non esiste una verità cui adeguare le persone, ma esiste una libertà da percorrere dove la verità altro non è che i singoli stadi di libertà raggiunti. La mia libertà della percezione mi porta a leggere il mondo in un certo modo. Bene, quella per me è la verità, ma domani io miglioro il mio modo di percepire il mondo, dunque cambio anche la verità del mondo, cambio anche la mia verità. Per cui non, io non posso dire un altro, questa è la verità, perché la verità in sé non esiste. Esiste invece un percorso di libertà e di sviluppo che io posso definire nella situazione in cui esisto, però è sempre il singolo persona che deve tradurla all'interno di se stessa, all'interno delle condizioni in cui vive e all'interno delle condizioni che ha vissuto fino al momento di dire: io devo percorrere un percorso virtuoso per venire fuori dall'assoggettamento e dall'orrore. Per cui sono sempre delle scelte soggettive. Per questo motivo, il crogiolo dello stregone, abbiamo definito gli elementi, ma non li abbiamo precisati proprio per non dare una verità a cui le persone adeguarsi. Così ogni persona che ci ha ascoltato almeno ha visto il suo modo di sognare, il suo modo di chiamare le cose col loro vero nome, il suo modo di ascoltare il mondo attorno a noi, il suo modo di chiedersi il perché delle cose, il suo modo di esercitare l'attenzione, eccetera. Bene, quel suo modo è il primo passo per sottrarsi dall'assoggettamento, per sottrarsi dal pregare, per sottrarsi dall'attendimento dell'intervento, non speranza, perché non esiste il principio speranza nel cristianesimo e nelle religioni monoteiste, esiste l'attendimento dell'intervento del Dio, l'attendimento dell'intervento del pazzo di Nazareth, non esiste il principio speranza. La speranza c'era l'individuo che costruisce se stesso, che opera, che mette in essere delle operazioni, delle costruzioni di un qualcosa. Quello ha il principio speranza, che è un principio divino. Il cristiano ha l'attendimento, attende l'intervento del Dio, attende la Madonna che lo guarisce, attende la consolazione della morte che finalmente pone fine alle sue pene. Cioè, il cristiano attende, non ha il principio speranza, questo deve essere chiaro. A quel punto, una volta definito il crogiolo dello stregone, siamo accorti che il mondo che ci circonda è fatto da dei uguali a noi, cioè l'individuo che pratica il crogiolo dello stregone o alcuni elementi del crogiolo dello stregone, di fatto immediatamente costruisce il proprio corpo luminoso, si fa fatto, cioè egli è un Dio che determina le proprie scelte. Chiaramente nell'ambito delle condizioni in cui vive, però determina le sue scelte, è responsabile delle sue scelte. Bene,
Bene, in quel momento l'essere umano si fa un Dio e in quel momento scopre che il mondo attorno a lui è fatto da dei, cioè è fatto da ogni altro essere che usa le proprie determinazioni, usa la propria volontà, usa le proprie tensioni per dilatarsi, per costruire il proprio divenire, è di fatto un Dio, sia esso la Terra, una galassia, sia l'atmosfera, sia essere di sola energia. Cioè ogni essere è un Dio uguale a se stesso, nella misura in cui esercitano le proprie volontà, le proprie determinazioni e le proprie tensioni nel divenire eterni. Questo concetto è sconosciuto nel cristianesimo, perché il cristianesimo è possessione, cioè è Dio che possiede gli esseri umani, è il Papa che possiede tutti quanti, è il prete che possiede le bestie del gregge che porta al macello. Cioè non esiste il concetto degli esseri come dei che marciano nell'infinito dei mutamenti, ma esiste il concetto di bestiame portato al macello, cioè è Dio che macella gli esseri a Sodoma e Gomorra, è Dio che non gli sta bene, che manda il diluvio universale, è il Papa che dice ammazzate tutti i catari, tanto Dio sceglierà il suo. Cioè, le persone per il cristianesimo sono solo bestiame che devono stare in ginocchio davanti al loro Dio, eh? Per cui non esiste nel cristianesimo il concetto di Dio. Se voi parlate di un concetto di un uomo che si fa Dio nel cristianesimo, per il cristianesimo ha il significato di un uomo che si fa padrone, cioè che pretende di essere il padrone di altri uomini. Questo è l'unico concetto che ha il cristianesimo. Ma l'essere che espande se stesso, che usa la propria volontà, che costruisce la propria conoscenza, il proprio sapere, la propria consapevolezza, è un essere assolutamente sconosciuto nel cristianesimo e viene denominato come daimos, come demonio. Perché lui costruisce se stesso, lui determina se stesso, e questo è il demonio che il Gesù di Nazareth, il pazzo, scaccia dagli esseri umani, scaccia la loro volontà di eternità. Fatto questo, noi elaboriamo, abbiamo visto che le coscienze che ci circondano le scopriamo come divinità, come noi, con le nostre stesse tensioni, e con queste divinità costruiamo delle relazioni, cioè con queste divinità, con questi dei che ci circondano. E proprio per il fatto che noi siamo dei, li incontriamo solo per questo motivo, costruiamo delle relazioni e le relazioni che costruiamo servono per camminare assieme. Cioè la relazione fra poteri di essere è sempre una relazione di assieme. Mentre il potere di avere dice, mentre io ho più potere, tu devi avere poco potere perché io devo dominarti, nel potere di essere, il potere di essere dice, tanto più tu sei forte, tanto più io sono forte. E sono un'inversione di concettualità che nella filosofia moderna, nella filosofia non è mai esistita. A quel punto noi costruiamo il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, perché ogni divino che ci sta attorno, proprio per essere divino, proprio per espandere se stesso, costruisce a sua volta un crogiolo dello stregone. È il suo crogiolo, le sue determinazioni nelle trasformazioni. E con queste determinazioni nelle trasformazioni, noi fondiamo noi stessi. Ebbene, nel momento stesso in cui noi fondiamo noi stessi, abbiamo vari sviluppi e i vari sviluppi abbiamo visto la tensione nel crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, il chiedersi il perché delle cose, abbiamo visto il togliersi dal centro del mondo, abbiamo visto le determinazioni sempre nel crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, dove il Dio, la divinità che entra in contatto con noi in quanto divinità, altro non fa che fondere il proprio crogiolo sia sul piano della percezione sia sul piano della ragione. Chiaramente, a seconda della qualità del divino con cui andiamo a relazionarsi, la qualità della relazione è diversa. Per noi abbiamo definito un numero, penso, sufficiente di cose che servono per continuare dopo a svilupparle. E vi ricordo che il crogiolo dello stregone è già pronto e se qualcuno lo vuole glielo posso anche fornire. Il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo ha ancora tre argomenti da svolgere: il sognare, chiamare le cose col loro vero nome, palpare il mondo nei quattro canti del mondo e poi sarà terminato anche quello. Oltre a quello, poi abbiamo elaborato anche il crogiolo del male. Che cos'è il crogiolo del male? È l'arte della magia nera attraverso la quale distruggere la capacità delle persone, degli esseri umani nel nostro caso, di costruire il loro divenire nell'eternità dei mutamenti. Cioè l'arte del prete cristiano e l'arte del cattolicesimo essenzialmente
un po' è copiata da tutte le religioni monoteiste. Oggi, come oggi, quando io uso il termine cristiano, vale per i musulmani, vale per gli ebrei e vale anche per i buddisti lamaisti. Cioè, è l'arte di distruggere la capacità dell'essere umano di farsi Dio, cioè di costruire se stesso, di usare le sue volontà e le sue determinazioni. Le condizioni per praticare la magia nera del crogiolo del male può venire soltanto nei confronti di chi non si può difendere, di chi non può discriminare, di chi non può scegliere. Ebbene, chi non può scegliere, chi non può discriminare di solito è il bambino. E l'arte della magia nera, l'arte della stregoneria nera messa in essere dei preti cristiani, dei preti cattolici, è la distruzione del divenire nei confronti dei bambini. Ricordatevi che questo è stato atroce. Oggi siamo arrivati alla 17ª trasmissione del Crogiolo del Male. Vi ricordo che questa è la 90ª trasmissione, credo, della stregoneria, magia e paganesimo. E nella 17ª trasmissione del Crogiolo del Male tratteremo l'argomento dell'attenzione nel Crogiolo del Male, cioè come viene distrutta l'attenzione. Bene, l'attenzione è il fare attraverso il quale l'individuo concentra tutto se stesso per raggiungere un fine che comunque è stimolato da intento. L'attenzione è la capacità dell'essere umano, nel nostro caso, di organizzare tutto se stesso per far propri i fenomeni che dal mondo circostante giungono e farli funzionare a proprio vantaggio. L'attenzione è un fare che, agendo attraverso i sensi, modifica l'individuo nel senso che l'individuo sceglie. Il crogiolo del male deve agire sull'attenzione affinché questa non sia al servizio del soggetto cui appartiene, ma serva a soggetti diversi da questi. Il crogiolo del male deve privare l'individuo della capacità di servirsi della propria attenzione per i propri fini. Dal momento che il crogiolo del male non è in grado di distruggere l'attenzione dell'individuo, se non distruggendo l'individuo stesso, agisce per deviare l'uso dell'attenzione, il fine dell'attenzione, è l'oggetto cui serve l'attenzione. Avete mai sentito dire da un insegnante: prestatemi la vostra attenzione, oppure fate attenzione, o ancora prestami orecchio? Queste battute, entrate nell'uso comune, appartengono ad un fare preciso: costringere il soggetto ad inchiodare l'attenzione sull'oggetto che un qualche comando sociale indica. Io non intendo discutere come sia importante questo fare e i suoi lati positivi. A me interessa mettere in rilievo come questo fare altro non sia che il risultato di tutto un processo di annientamento dell'attenzione dove chiunque all'interno di una struttura di comando sociale si riteneva in diritto di bloccare l'attenzione del subalterno. Il bambino è quello più sottoposto a questo tipo di costrizione, in quanto la sua attenzione è legata all'adulto dal quale è stato generato o dal quale comunque dipende per la sua sopravvivenza. È quest'adulto che può manipolargli l'attenzione attraverso il ricatto nella soddisfazione dei suoi bisogni. L'imperativo è: tu devi dare a me la tua attenzione, devi essere attento a fare quello che io ti dico. Non esiste alternativa, non esiste discussione, non esistono spiegazioni. Le spiegazioni implicano un venerare il bambino, cioè un farsi venerare nei confronti del bambino, considerarlo uguale a sé stessi, anche se in una fase di crescita, una fase diversa da sé. Le alternative permettono al bambino una scelta, l'uso di proprie determinazioni. La magia nera questo non lo tollera. La discussione implica coinvolgimento che presuppone la non certezza dell'assolutezza dell'indicazione e si permette al bambino di proporre altre soluzioni. Non facciamoci ingannare. Se un bambino è sempre stato costretto a rispettare i rapporti di forza dell'ordine, altrimenti veniva ricattato o punito, non pensiamo che quel bambino sia pronto a discutere o a scegliere delle alternative. La magia nera ha inciso nel suo fare, tanto che quando qualcuno, anziché imporsi, gli proporrà di discutere, scegliere o gli darà delle spiegazioni, egli lo riterrà debole, pronto per essere ingannato da lui che, identificandosi con la violenza delle costrizioni, deve prepararsi a dominare l'interlocutore. Non pensiamo agli esseri umani come creati ad immagine e somiglianza di un Dio padrone, buono o cattivo che sia. Pensiamo
Pensiamo che gli esseri umani si sono trasformati all'interno dell'oggettività che ha costruito le variabili all'interno delle quali hanno potuto scegliere, diventando a loro volta variabili all'interno delle quali altri bambini dovranno scegliere. Bloccare l'attenzione è uno dei fari principali degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, un fare che hanno esteso all'intero tessuto sociale, facendo dimenticare la forma dalla quale è nato e spacciandolo come un comportamento naturale all'interno della specie. In altre parole, un comportamento perverso si è trasformato in un comportamento naturale, socialmente accettato, al punto tale che la sua non esistenza susciterebbe stupore e spesso indignazione. Il blocco dell'attenzione avviene sia in termini temporali che in termini spaziali. In termini temporali, quando il fare del bambino viene indicato come un modo di essere, ad esempio si dice tu sei o non sei bravo nel fare, oppure guarda quel bambino quanto è bravo, all'adulto non passa per la testa il fatto che il bambino non è tenuto ad essere o non essere bravo nell'eseguire questa o quella mansione, ma è tenuto a provare. Il problema sta nell'adulto. Costui nel dire al bambino tu non sei capace, nega al bambino la formazione del concetto che provando un giorno sarà capace. Tentando imparo. Ciò che non so fare lo farò. Dove il concetto di essere e non essere come elemento di staticità è imposto al bambino da un adulto che non è più in grado di crescere. E proprio per questo deve inchiodare l'attenzione del bambino nel tempo presente, perché solo quel presente è quello che egli considera. L'adulto tende a non considerare che il bambino è un essere umano in crescita e in trasformazione. L'adulto in quel caso gareggia col bambino in abilità. L'adulto supera il bambino, ma non trasmette al bambino il concetto di crescita e di trasformazione, anche se egli ne è cosciente. Infatti, solo in quel momento gareggia o si misura col bambino. Dopo il bambino diventa un adulto e l'adulto un vecchio che sta morendo. Il fatto di non trasmettere il concetto di crescita come elemento su cui poggiare l'attenzione del bambino implica l'aver distrutto in se stessi il concetto di crescita. L'essere umano adulto non sta crescendo in quanto creato ad immagine e somiglianza del suo Dio padrone. In termini spaziali, l'attenzione viene inchiodata all'interno del proprio clan. Il bambino è in una famiglia, è in uno stato, è in una razza, è in un territorio. Tutto il resto è diverso. Tutto il resto deve essere dominato o, se non si può dominare, ingannato. Con tutto il resto ci si relaziona appropriandosene. Pertanto nulla può giungere di buono al bambino da fuori la famiglia, da fuori il suo stato, da fuori la sua razza, tantomeno dagli esseri della natura e tantomeno dalla magia del circostante. L'attenzione del bambino viene allontanata dalla soggettività per essere fissata su un'oggettività di cui il bambino non ha il controllo, ma alla quale il bambino deve sottomettersi. Ciò che egli perde è l'attenzione sui suoi sensi, la capacità di migliorare il suo sentire, concentrando l'attenzione per quello che a lui serve e per quello che a lui piace. Questo non significa che non si debbano passare al bambino i concetti e i segnali della famiglia, lo stato e l'ambiente in cui vive, ma significa che il passaggio di quei dati deve essere un momento di dilatazione dell'individuo e devono precedere la continua dilatazione soggettiva. I fenomeni provenienti dalla famiglia, dallo Stato e dall'ambiente sociale devono alimentare il bisogno di crescita e di interazione del bambino, non devono distruggere nel bambino la capacità di dilatarsi, concentrando la propria attenzione sui suoi sensi. Prendiamo un esempio da Piaget, in La nascita dell'intelligenza nel bambino. Ed esattamente l'osservazione 107 che fa Piaget a proposito delle trasformazioni dell'individuo. Dice Piaget:
nei suoi esperimenti. Luciana cerca di afferrare dei rocchetti sospesi sopra la sua testa per mezzo di elastici. Abitualmente se ne serve per succhiarli, cosa a cui precisamente tende in questo momento, ma le accade pure di farli dondolare agitandosi in loro presenza. Dice, si vedono le osservazioni 94 e 94 bis. Ora la bambina riesce a toccarli, ma non ancora ad afferrarli. Avendoli mossi per caso, sospende questa sua attività per scuotersi un momento guardandosi, scosse delle gambe e del dorso, poi riprende i suoi tentativi di prensione. Perché mai la bambina si è interrotta per scuotersi durante alcuni secondi? Non per muovere i rocchetti, perché non ha perseverato. E nel momento in cui ha eseguito questo gesto era occupata in altro, e nemmeno per favorire i tentativi di prensione prendere. Si tratta di un automatismo provocato dalla visione dell'oscillazione fortuita dei rocchetti. Potrebbe sembrare così, ma il seguito dell'osservazione rivela che questo comportamento si è ripetuto troppo spesso per essere automatico, per cui esso ha certamente un senso. Non si tratta nemmeno di una sorta di rituale analogo a quelli che studieremo a proposito della nascita del gioco, perché la bambina, ben lontana dal sembrare di divertirsi, conserva una grande serietà. Tutto si svolge come se il soggetto, dotato per un istante di riflessione e di linguaggio interno, si dicesse pressappoco così: sì, vedo bene che questo oggetto potrebbe essere dondolato, ma non è questo che cerco. Soltanto in mancanza di linguaggio, Luciana avrebbe pensato tutto questo esercitando lo schema prima di riprendere i suoi tentativi di prensione. In questa ipotesi, il breve intermezzo del dondolamento equivarrebbe a una specie di ricognizione motoria. Pagina 210 della Nuova Italia. Questa è l'osservazione di Piaget. Innanzitutto Piaget dice ai suoi contemporanei: l'intelligenza, con tutto l'individuo, si costruisce. Ciò che sfugge a Piaget è che la bambina sta costruendo la sua ragione e da come costruisce la sua ragione articola la sua attenzione. L'atteggiamento dell'adulto in questa situazione è estremamente preciso e delicato. Dividiamo l'esperienza in due momenti. Il primo è il tentativo della bambina di afferrare l'oggetto per il suo intento. Il secondo è la vibrazione, lo scuotimento che la attraversa. Nel primo momento sta esercitando la sua volontà in funzione del suo intento. In quel momento la magia nera, normalmente, interviene togliendo l'oggetto oppure dandoglielo. L'esercizio della volontà in funzione dell'intento modifica l'individuo forzandolo nell'esercitare la propria volontà in funzione di ogni intento che gli si presenterà. La magia nera blocca lo sforzo della bambina, prende l'oggetto e glielo dà. Ogni volta che la bambina tende la mano o viene impedita o viene accontentata. Questi due atteggiamenti sono i costruttori della dipendenza. Questo non significa che il neonato deve fare tutto da solo per esercitare la propria volontà. Significa che l'adulto deve essere presente, deve intervenire, ma non come elemento centrale della relazione. L'elemento centrale della relazione è il bambino che cresce. Io intervengo per aiutare il bambino, ma nello stesso tempo allevo la sua volontà e i suoi sforzi per giungere al suo obiettivo. Il bambino deve diventare consapevole che sta crescendo e che si sta costruendo. Pertanto sa che l'adulto è sempre presente per le sue necessità, ma nello stesso tempo non è al suo servizio, non è un servo dei suoi bisogni. Per l'attenzione è importante il secondo momento, quello della scossa, della vibrazione. In quel momento quella vibrazione è l'atto dell'esercizio dell'attenzione della bambina per giungere al suo intento. Essa non ha giudizio pensato. Lei il giudizio lo sospende in quanto ha giudizio formato, nello stesso tempo non ha dialogo interno da sospendere. Lei è volontà e con la volontà tenta di risolvere un problema sul quale concentra la sua attenzione. L'adulto può lasciare che si risolva il problema. Il problema posto non è così importante da richiedere l'intervento dell'adulto. Oppure può intervenire per interrompere lo sforzo di volontà, distogliendo l'attenzione del bambino su quanto sta facendo e concentrandola su di lui o su moine sceme, cioè il solito moinare. La vibrazione indica che la bambina si sta costruendo. Le moine sceme bloccano quella costruzione.
È come se questo scoraggiassero un tentativo eroico di espandere se stesse. Cioè, è come se queste, cioè le moine sceme, scoraggiassero un tentativo eroico di espandere se stessi. Tanto non serve, dice l'adulto, ci sono qua io. Ci dice ancora Piaget, sempre nella nascita dell'intelligenza del bambino, a proposito dell'osservazione 161. Sentiamo cosa dice ancora. Giacomina cerca di raggiungere un gatto di felpa situato sul suo passeggino, fuori dal campo di prensione. Dopo una serie di tentativi infruttuosi e senza pensare al bastone, la bambina rinuncia. Allora io metto un dito a 20 centimetri sopra il bastone. La bambina lo scorge, lo afferra immediatamente, servendosene per far cadere il gatto, questa volta posato sul pavimento. Lo tocca servendosi del bastone, ma senza cercare di farlo scivolare fino a lei, come se per attirarlo bastasse toccarlo. Infine, scopre la possibilità di far scivolare gli oggetti sul pavimento mediante il bastone e quindi di avvicinarli. Per afferrare una bambola che si trova per terra fuori dalla sua portata, comincia col batterla col suo bastone e poi, constatandone i lievi spostamenti, la spinge fino a poterla raggiungere con la mano destra. In questa osservazione Piaget ci fornisce un esempio preciso dell'azione dell'attenzione nella modificazione dell'individuo. L'intento della bambina chiede di essere soddisfatto, si è trasformato in bisogno. La bambina concentra tutta se stessa per obbedire alla forza di intento. L'intento è quello di raggiungere il gatto. Il tentativo di raggiungere il gatto è quello sforzo che trasforma la bambina, la sua conoscenza, la sua concezione del mondo e la sua abilità nell'amalgamare i fenomeni. L'intento spinge la bambina ad eseguire un'azione, ma l'azione che viene svolta dalla bambina trasforma la bambina. Questo meccanismo lo dobbiamo tenere ben presente in quanto alimenta quel meccanismo che è l'arte della stregoneria. Bloccare quel meccanismo è l'arte della magia nera cristiana. Per rispondere ad intento, l'attenzione della bambina si fissa sull'oggetto che è in grado di soddisfare il suo bisogno. Lei non riesce a prendere quanto desidera e il bisogno rimane insoddisfatto. È importante l'intervento dell'osservatore. L'osservatore non blocca la trasformazione della bambina. Egli potrebbe prendere l'oggetto e darlo alla bambina. In quel caso ne soddisferebbe il bisogno e bloccherebbe la spinta di intento. Non ci sarebbe nessuna trasformazione soggettiva della bambina. L'osservatore agisce suggerendo una soluzione attraverso l'aggiunta di un fenomeno. Infatti pone il dito a 20 centimetri dal bastone che potrebbe risolvere il problema della bambina. Non risolve il problema, ma induce nel sistema di pensiero della bambina un fattore nuovo. Sul nuovo fattore, cioè sul nuovo fenomeno, la bambina concentra la sua attenzione. Il nuovo fenomeno alimentato da intento trasforma la bambina che afferma il bastone servendosene per raggiungere il gatto di stoffa. L'attenzione della bambina ha trasformato la bambina aggiungendo un nuovo elemento al suo pensato. Dopodiché la bambina trova il modo di soddisfare il bisogno indotto da intento e raggiungere l'oggetto. L'attenzione l'ha trasformata. Questa è stregoneria, eh? Ha compreso che la sua mano può essere allungata dall'uso di un bastone. La sua ragione si è dilatata. Lo stimolo ha prodotto lo sforzo per raggiungere il suo obiettivo e questo sforzo l'ha trasformata. Questo meccanismo ci chiarisce come interviene il crogiolo del male per bloccare lo sviluppo dell'individuo. Da un lato blocca l'accesso di stimolazioni, cioè blocca la percezione di intento. Dall'altro tende ad impedire la trasformazione soggettiva nel tentativo di soddisfare intento. Questo meccanismo distrugge la capacità dell'individuo di concentrare la propria attenzione sui suoi sensori, sia occhi che orecchie, naso, tatto, eccetera. Tanto c'è qualcuno che provvede, c'è Dio che provvede, c'è Madonna che provvede, c'è il prete che provvede, c'è il padre che provvede, c'è sempre qualcuno che provvede. Quel qualcuno che provvede a cosa che non dovrebbe provvedere e magari non provvede a cose che dovrebbero provvedere, ha una funzione precisa, la distruzione dell'attenzione della persona. Una distruzione che viene operata fin dai primi anni, fin dai primi mesi di vita, è perpetuata nell'intera adolescenza. E ha lo scopo di distruggere nel bambino il meccanismo attraverso il quale costruire indefinitivamente se stesso. Ricordiamo,
che per il crogiolo del male l'individuo deve crescere quel tanto che basta per diventare carne da lavoro, ma deve cessare quella crescita per non diventare pericoloso per il crogiolo del male stesso. Il meccanismo attraverso il quale si concentra l'attenzione viene sempre distrutto, in quanto quel meccanismo è arte attraverso la quale l'individuo impone se stesso al mondo. La sua distruzione, anche se prevede dei cammini comuni per tutti gli individui, ha effetti e rappresentazioni diverse da individuo a individuo. Riprendere da adulti un percorso di stregoneria significa riprendere quel meccanismo che era stato interrotto dal crogiolo del male, solo che, anche se si riattiva quel meccanismo, le cose non saranno più come quando quel meccanismo è stato interrotto, ma può comunque riprendere il cammino attraverso il quale l'individuo ricostruisce la sua attenzione attraverso la quale costruisce se stesso. Il blocco dell'attenzione si ha per effetto della proiezione dell'individuo adulto sul bambino. L'individuo adulto si ritiene creato di immagine e somiglianza di un dio pazzo. Ritiene dunque che egli non abbia nulla da apprendere e che sia in possesso di ogni meccanismo attraverso il quale soddisfare ogni esigenza. Impone se stesso al bambino, costringe il bambino ad una semplice imitazione di quanto lui è bravo. Ci sono centinaia di maestre nelle scuole materne e le religiose sono le più feroci e vili da questo punto di vista, che distruggono nel bambino i suoi sforzi di costruzione, deridendone alcuni e impedendone altri con motivazioni soggettive e senza senso. Trasportano sul bambino la loro incapacità di crescere e di dilatarsi. Non sono in grado di cogliere le variabili dello sviluppo infantile. Sono dei falliti nella vita che impongono al bambino il proprio fallimento. Uccidono la sua attenzione nella ripetizione ossessiva di giochi o di mansioni di cui il bambino ne farebbe volentieri a meno. In compenso questi bambini non disturbano, non rompono i coglioni, sono addestrati a muoversi come animali ammaestrati e sono preparati per trasmettere questo vuoto ai loro figli e anche le punture di eroina. Il crogiolo del male sta preparando la distruzione del sistema sociale attraverso la distruzione dell'attenzione degli individui. Quell'ordine di stai attento a quanto ti dico è espressione fondamentale della magia nera, è l'ordine alla sottomissione, è l'ordine alla rinuncia della propria attenzione, è distruzione del divenire soggettivo diventato normalità nel sistema sociale in cui viviamo. Piaget, nell'osservare il comportamento di Giacomina, ha aggiunto un fenomeno al suo pensato e ha liberato la bambina consentendogli l'elaborazione di quel fenomeno. Il cattolico avrebbe o ignorato il tentativo o gli avrebbe dato il giocattolo. In entrambi i casi avrebbe detto a Giacomina che lui era bravo, lui sa fare le cose, non lei. La magia nera del crogiolo del male distrugge l'individuo. I suoi effetti non sono immediati, non si riproducono pari pari nel fare quotidiano, non si trasforma, non si riproducono nelle trasformazioni dell'individuo. La magia nera, come l'arte di liberazione della stregoneria, agisce sui mutamenti, sulle trasformazioni, e solo chi pratica magia nera, solo chi pratica magia è in grado di collegare i mutamenti prodotti da azioni e condizioni di 20 anni fa a fenomeni che si riproducono ora. Le telefonate le prendo fra 10 minuti, abbiate un attimo di pazienza, eh? Ricordo il numero di telefono 700 700, fra 10 minuti prendo le telefonate. Tutti gli altri esseri umani non sono in grado di fare quei collegamenti. Così quando la presenza di fenomeni socialmente distruttivi, un imbecille afferma più o meno, non è quello che entra nell'uomo che danneggia, ma è quello che esce dall'uomo che lo danneggia, invece di sputargli in muso per la porcheria che ha enunciato, si mettono a pensare che forse potrebbe anche avere ragione. Risultato di tutto questo, il crogiolo del male distrugge l'attenzione degli esseri umani all'interno di quel sistema sociale e si costringono gli esseri umani, la cui attenzione non è del tutto distrutta, a sforzi enormi per risollevare le sorti della società umana. E questo è come viene bloccata l'attenzione nel crogiolo del male, e nella prossima trasmissione del crogiolo del male parleremo dell'intento nel crogiolo del male. Però alla prossima trasmissione riprenderemo un altro argomento invece sul crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo.
Prima di dare via le telefonate, voglio parlare di due articoli. Dopo continuerò la rassegna stampa. Qui ho almeno 150 articoli ritagliati fra preti stupratori e tutto il resto. Ma al di là di questo, prima di prendere le telefonate, voglio dare il commento su due articoli in particolare, che ritengo abbastanza importanti. Allora, uno è del Gazzettino del 3 ottobre, del 3, scusate, del 3 agosto 1998. Ed è intitolato In 500 alla ricerca dell'ecumenismo. Praticamente il tema religioni come esperienza e attesa della salvezza. Attenzione, attesa della salvezza. Ha portato 500 partecipanti, fra cui buddisti, musulmani, vari cristiani di varie risme, ebrei, eccetera. Cioè, noi con tutto questo non avremo mai niente a che fare perché non esiste nel paganesimo l'attendimento di qualcosa. Per il paganesimo, per la stregoneria, la vita va costruita. La vita è un'occasione per costruire il nostro corpo luminoso, per costruire il nostro divenire nei mutamenti. Altrimenti la morte del corpo fisico coincide con la morte del corpo luminoso e con la dispersione della coscienza e della consapevolezza. Per cui è un'occasione per costruire se stessi. Perché voglio citare questo articolo? Perché questo articolista, che è Luigi Francesco Ruffato, chiude il suo articolo facendo una citazione di Bonhoeffer, di tale Bonhoeffer, e chiude l'articolo dicendo: si tratta di una esperienza inesauribile perché, dice Bonhoeffer, gli uomini vanno a Dio nella loro tribolazione, tutti cristiani e pagani. Col cazzo, e per piacere, pigliatela in culo sta cazzo di affermazione, sto Bonhoeffer. Perché questo? Perché noi metterci in ginocchio davanti all'immagine, alla descrizione del macellaio di Sodoma e Gomorra che porta il bestiame al macello e che ha portato centinaia di milioni di individui al macello, ricordiamo i campi sterminio nazisti, ricordiamo i massacri delle streghe, ricordiamo i massacri di ogni persona, ricordiamo l'oscurantismo, ricordiamo la distruzione di ogni divenire umano, di ogni trasformazione umana, ricordiamo di quante lotte sociali per avere un minimo di spazio sono state fatte, quanta gente è stata massacrata, beh, noi con la descrizione del macellaio di Sodoma Gomorra e col pazzo di Nazareth davanti al quale mettono in ginocchio bambini indifesi, questo è vergognoso. Beh, noi come pagani, apprendisti stregoni, non vogliamo averci niente a che fare. Pigliatelo in culo tu il tuo Dio. E per favore, sarebbe bene che cominciassero anche a distinguere la filosofia e il concetto pagano della vita dalla filosofia e dai concetti nazisti di cui i cristiani sono portatori. E per continuare questo discorso e per accentuare e sottolinearlo, vi do il secondo articolo di cui voglio assolutamente parlare, ed è un articolo dalla Repubblica del 31 luglio 1998. I baby deportati di Sua Maestà Britannica. Londra chiede scusa per le violenze ai piccoli emigranti. Attenzione, a Teresa, parla di una di queste bambine, come a tanti altri bambini è stato raccontato che partiva per una vacanza e invece l'accoglienza nell'orfanotrofio di Nirrkul, nel nord del Queensland in Australia, fu quella di un campo di concentramento, botte e sevizie, lavoro senza sosta. Teresa ricorda bene le Sister of Mercy, le signore della misericordia, a cui era stata affidata. Per loro la carità cristiana erano pezzi di pane duro buttati per terra a scatenare le zuffe di ragazzi affamati. Ancora più sfortunati era chi cadeva in mano ai Christian Brothers, monaci cristiani, che, dice l'articolista, nell'amore fraterno avevano dimenticato anche le basi. Noi invece diciamo che non è vero, era questo il comportamento cristiano. Alcuni dei ragazzi finiti nelle loro grinfie raccontano di sfide all'ultimo stupro, di gare a chi superava le 100 violenze. Le descrizioni di questo orrore aggiungono un altro ributtante capitolo della storia della colonizzazione europea. Sin dal 1850, verso le colonie di Sua Maestà, fu organizzato un traffico di bambini, trasfusione di sangue bianco in zone non del tutto civilizzate. In genere erano orfani, figli di ragazze madri o ceduti da genitori incapaci di mantenerli, ma anche bambini rapiti senza il consenso delle famiglie. Almeno, attenzione, almeno 150.000 bambini, gran parte fra i 7 e i 10 anni. Ma anche con bimbi di 3 anni partirono dal Regno Unito, 2/3 destinati al Canada, gli altri Australia, e il traffico di bambini è continuato fino al 1967. Fino al 1967.
Nella migliore delle ipotesi, li attendeva un regime di lavoro durissimo, quasi militarizzato, agli ordini di istruttori delle istituzioni totali cattoliche, sudore e obbedienza in cambio del minimo di sopravvivenza. E poi l'articolista continua. Ora, perché queste violenze? Non è semplicemente che i monaci e le monache sono cattivi, sono dei vermi. Questo lo sono tutti i monaci, tutti i preti sono dei vermi in quanto hanno scelto di essere preti, ma è perché l'ordine del macellaio di Sodoma e Gomorra è quello di comportarsi in quel modo. Questo è il cristianesimo. Per il cristianesimo le persone non sono persone, non sono delle persone che costruiscono se stessi, sono bestiame di un gregge che va dritto al macello, per cui il pastore può farne quello che vuole. Cioè non esiste il diritto della persona del gregge. Ricordate, il pazzo di Nazareth ha detto: io dico a voi che voi dovete. Per cui questi comportamenti, queste depravazioni, come quelle naziste, come quelle dei massacri degli indios, come i massacri degli australiani, cioè tutti i macelli fatti dai cristiani, come la porca della Madre Teresa di Calcutta, come tutta sta gente, cioè tutte le porcherie che vengono fatte, la distruzione del divenire umano, la distruzione della costruzione di se stessi, perché questo è il nocciolo della cosa, questo fa parte della dottrina cattolica. Questo è il messaggio del pazzo di Nazareth. Non è quello che viene propagandato a chi non ha la capacità di costruire se stesso. Quella è propaganda. Ma se volete sapere cosa è una pianta, diceva sempre quel pazzo, guardate nei frutti, cioè guardate le azioni. E in effetti, quando è stato scritto quel Vangelo, i cattolici avevano bisogno di attaccare uno Stato, di attaccare un sistema sociale, di distruggere i sistemi sociali. Pertanto, se voi volete sapere che cos'è la dottrina cattolica è questo. Quando Biffi parla del paradiso dell'inferno alle persone che non si possono difendere, esalta, pompa, fa affermazioni. Quando si trova davanti a una telecamera, davanti a qualcuno che lo può vedere, davanti a qualcuno che lo può contestare, allora restringe tutto. Non sa, non crede, è una questione di fede. Cioè, è una questione di vigliaccheria. Mettere in ginocchio bambini davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra è arte di magia nera, è arte di stregoneria nera. Bene, a questo punto io vado avanti. Io vado avanti con la rassegna stampa. Se qualcuno vuole telefonare, il numero di telefono è 700 749 per chi chiama fuori Padova. C'è un altro numero, ma come al solito non me lo ricordo. Allora, dalla Repubblica del 4 agosto 1998. E i maschi nudi fanno festa in un paesino del Friuli, una kermesse in nome della virilità, in nome di. Com'è che si ah, in nome di Priapo si spogliano, mettono in mostra il sesso. E questo l'articolista dice: questi sono pagani. No, per me sono solo sessisti. Sono sessisti che hanno trovato un sistema per divertirsi e per fare le loro cose. Paganesimo è un modo di essere, un modo di rappresentarsi nella vita. È chiaro che la repressione sessuale operata dai cattolici è sempre stata talmente violenta e talmente aberrante nei confronti delle persone che non si potevano difendere, che qualunque cosa pur di liberarsi da coercizione sessuale. Purtroppo, nonostante la rivoluzione sessuale, nonostante tante cose, la violenza con la quale reprimere la sessualità è sempre in atto, cioè è sempre in essere, è sempre violentissima. Per cui, vabbè. Loro dicono di essere pagani, io affermo che questi sono sessisti, gente che gli piace divertirsi e qualsiasi cosa è buona per divertirsi. Dopodiché, chiaramente ogni liberazione sessuale va bene per tutti quanti, anche se tutto sommato per me il sesso è una cosa seria e lo vivo in modo molto personale e molto privato. Poi ognuno faccia quello che vuole. Pronto? Pronto? Sì? Dalla Repubblica del 31 luglio 1998. Muore dopo le cure del mago.
Allora, io dico sempre, per favore, non andate a curarvi da santoni, maghi, maghetti. Sono come gli esorcisti, dei truffatori, puri e semplici. Andiamo avanti. Pronto? Sì? Sono Alessandro da Dimmi. Vicenza. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Voglio domandare una cosa. Magari ancora finire di seminare odio verso la gente. A parlare con i preti parlano così, sa come io sono come se fossi un prete. E sembra un odio spaventoso, come i preti. Ma vi vedo sempre di che roba, io anzi. Va bene, Questo è uno. d'accordo, Ciao, dai. ciao. Ciao. Ricordo una cosa, se qualcuno vi può interessare, ogni pagano in questo momento, qualunque pagano, qualunque cosa faccia, purtroppo anche a sti qua che si ispira a Priapo nel fare porcai, qualunque pagano ha il diritto al titolo di pontefice. Siccome il titolo di pontefice equivale a costruttore di ponti fra gli esseri umani e il mondo che ci circonda, ogni pagano in questo momento ha il diritto al titolo di pontefice solo per il fatto di essere pagano, solo per il fatto di pensare che il mondo che lo circonda è vivo e consapevole di se stesso. Pronto? Sì? Ma vergognatevi. Ok, ciao. Vergognatevi. Tanto per essere chiaro, dopodiché, st'altri non contano assolutamente niente. Andiamo avanti ancora. Io dico questo, per piacere, non rivolgetevi a maghi, maghetti, per curarvi o per leggere il futuro, cioè non, queste cose non esistono nel modo più assoluto e più categorico. Rivolgetevi sempre, sempre alla medicina ufficiale. Purtroppo queste cose esistono perché i cattolici hanno espanso il fatto della magia. Cioè, chi guarisce la lebbra è un pazzo cattolico. La lebbra si guarisce individuandone la causa e rimuovendone la causa, non in altri modi. Per cui lasciate perdere tutte queste robe. Poi la vicenda della ragazza ammalata di lupus. Il lupus è una malattia che degenera tutta quanta la struttura della pelle, la struttura fisica. Cioè praticamente è forse anche da vedere una delle malattie più brutte che ci siano, proprio perché sfascia i tessuti. Beh, davanti a questo orrore, purtroppo, il fatto di essere stati abituati a pensare che esiste delle formule, esiste delle pozioni, esistono degli unguenti per far passare queste robe, purtroppo è una questione di magia nera, è distruzione della conoscenza che è seminata dai cattolici. Cioè, i cattolici distruggono nelle persone la conoscenza proprio per sottoporle alla violenza di queste cose. Per cui lasciate perdere maghi e stregoni, per curarvi, per la cura, per riuscire ad affrontare la vita, affrontatela voi la vita. Pronto? A carare. Ah, cazzo, siamo già arrivati a tre, che bello. Andiamo avanti qua. Per cui affrontate a voi la vita, prendetevi nelle vostre mani la vostra vita, lasciate perdere queste. Che poi ci siano delle deformazioni psicologiche, sia necessità. Beh, la struttura medica, oggi come oggi, è in grado di affrontare la stragrande maggioranza di problemi. Ciò che manca nella struttura medica attuale è quella parte di problemi che sono vicini e legati alla vita di tutti i giorni. Pronto? Ciao, sono Ivan. Ciao, Ivan. Ciao, ciao. Io non sono in quarto. Beh, meno male. Ascolta, personalmente sto un mese e mezzo che mi sta succedendo delle cose strane e sto provando delle esperienze particolari. Una cosa posso dirti però, prima di parlare del lupus. Credo che nessuno meglio di chi che ha il lupus possa parlare del lupus. È sottoscritto dal lupus. Aia. No, perché? Beh, se è in forma leggera so che è sopportabile. Allora, mi arriva il lupus nell'89. Ovviamente ho da fare tutte le analisi in medicina nucleare e mi diceva che sono stata fortunata perché lei è LED non è un LES, quindi non è un sistemico. Però mi dovrei fare delle cure di cortisone parecchie volte all'anno.
Quando mi è capita questo, siccome mi godo delle esperienze di cortisone in famiglia, purtroppo sono morti col cortisone alla fine, ho deciso della mia vita e ho deciso di non fare niente. Se non delle cose su me stesso a livello psicologico. Beh, io oggi non ho fatto niente di tutto quello che mi avevo detto, mi sono lanciato da solo, sono stato molto fortunato, però sono convinto di una cosa, che noi altri, che c'è una forza che non riusciamo a quantificare, che c'è qualcosa dentro di noi altri, dentro tutti noi altri, mi sono convinto, perché mi sono una persona normalissima, che messi di fronte a certi tipi di shock viene fuori e non vorrei dire una stronzata, ma serve come autoguarigione. Mi riesce la robusta a poter no, sono d'accordo con te. Non so come spiegarlo. No, sono d'accordo con te. Ecco. Tu parla son... Ecco, questo è quello che. Questa è l'esperienza mia. Mi oggi, per esempio, sono venuto da Franco Carraro, mega visto. Sul viso non ho niente, perché sai che fa il famoso aglio di farfalla come la faccia del lupo, no? Con le macchie bianche, eccetera. So che nel caso dell'umano si diventa macchie rosse. È una malattia che ciappa tutte le giunture del corpo e il sistema nervoso, quindi praticamente nei casi peggiori te muori male, insomma, praticamente. Sì, sì, sì. Ecco, però l'autoguarigione, secondo me, soprattutto per le esperienze fatte da un mese e mezzo, possono dare, se guidati, dei risultati estremamente validi. Ovviamente non posso dire altro perché per certi tipi di mali, questo purtroppo, per fortuna, non ho avuto la possibilità di provarlo, però a me mi sembra questo tipo di malattia che ho, sì. Sa benissimo che è più rara dell'AIDS, quindi fortunatamente non è contagiosa, ed è sconosciuta, il palo del sole, dei raggi ultravioletti, ma niente di più di questo. Mi sono andato da un professore di Milano in 45 anni e che aveva 28 casi, quindi voglio dire, ecco, basta, mi volevo solo appunto aiutare questo. Comunque Ivan, mi senti? Sì. Una cosa è da dire, prima di tutto non ti sei disperato. No. Secondo, non ti sento, scusa. Secondo, ti sei preso in mano la responsabilità della tua vita. Ah, ma semplicemente mi sono andato a specie. Hai deciso di giocartela? No, ho voluto vinso me o vinso io. Certo. Basta. Ma capisci, queste sono scelte precise che hai fatto e sono tutte scelte che ogni persona ha da fare, però il problema è un altro, è quando ci si abbandona a qualcuno o a qualcosa. Anche qua però posso essere d'accordo con te fino a un certo punto. Per esempio, delle pratiche, per esempio la medicina, no? Fino a qualche secolo fa, da chi si è che l'ha fatta? Da qui della borseria? Sì. Giusto? Sì. E nell'Oriente si era fatta tramite l'energia. Sì. Ok, quindi questi sono dati del fatto fino è vero, a qualche verissimo. Dopo questo si sta abbandonando a favore della medicina chimica, certo. Perché è più veloce. Esatto. Mi sto praticando una medicina orientale fatta di energia, sì. Che mi sta dando qualche soddisfazione. È ovvio che essendo all'inizio non posso esprimere dei giudizi. Però il fatto di sentire l'energia dentro di me, e se ti sei a sentirla, finché mi sei a parlare, ti senti, perché per esempio ho appena letto Misteri, ho letto la tua lettera sul giornale, ho letto la risposta, quindi anche se non mi faccio sentire spesso, ti seguo, però l'energia ti senti, mi la sento, la chiamo tutti, ovviamente bisogna sarà la tirare fuori. Ovviamente, una volta partito il discorso, sono d'accordo con te che uno l'ha dentro e si aggestisce, su questo non credo, ma ti sa benissimo che l'albero ha un'energia, il sasso ha un'energia, certo. Tutto quello che le circonda ha un'energia, c'è tutto il movimento, non così niente farlo, bisogna essere avviati perché da soli si fatica, però una volta avviati, la coscienza nostra di tirare fuori l'energia per poter fare qualcosa anche per gli altri, soprattutto per gli altri. Ciao, grazie. Allora, intanto io sono assolutamente d'accordo con quello che dice Ivan.
però il problema è questo. Io conosco sia l'uso dell'energia, sia l'uso dell'energia per autoguarigione. In tutto il crogiolo del male, voi queste cose, tutto il crogiolo dello stregone, scusate, tutte queste cose le trovate. Il problema è un altro. Il problema è che io, parlando per radio, parlando alle persone, devo parlare per ciò che le persone possono ascoltarmi. Nel senso che se io dovessi fare delle promesse di autoguarigione o fare delle promesse di uso della propria energia, succederebbe un casino. Perché la maggior parte delle persone che mi ascoltano, purtroppo, devono fare una cosa, devono prendersi in mano la responsabilità della propria vita. E prendersi in mano la responsabilità della propria vita è la cosa più difficile. Dopodiché, una volta che uno si è preso in mano la responsabilità della propria vita, una volta che uno comincia a praticare lo sviluppo e la costruzione di se stesso, una volta che uno comincia a fare un programma attraverso il quale crescere, può fare tante di quelle cose che sono cose inimmaginabili. Dopodiché, come dice il nostro amico Iva, sì, è vero, c'è anche tutta la questione di energia, però noi dobbiamo parlare anche a livello di massa, cioè a livello di quante persone ci lasciamo per strada, proprio perché chiediamo cose diverse. Vediamo un attimo. Pronto? Come 5? Sì. Buongiorno, vorrei parlare un pochino di quello che dicevi te prima di quanto riguarda i preti. Fai. Niente, sono d'accordo con te per quanto riguarda del cristianesimo, questi 2000 anni che ci portiamo dietro, sì? E sono una massa di ipocriti falsi che ci hanno portato in una situazione proprio paradossale. E tempo fa leggevo un articolo che scriveva Dickens, che addirittura c'era un convento dove c'erano degli orfani, e questi orfani qua li portavano la mattina alle 5, 4-5 del mattino, parlo nel 1900, durante la seconda rivoluzione industriale, e li portavano in queste filande a lavorare alle 5 del mattino fino alla sera, 12-15 ore, insomma, una cosa incredibile, e per fargli credere che ci vuole sacrificio per guadagnarsi il regno dei cieli, cioè, pazzesco. E ti ho detto la mia, così ho piacere di dire qualcosa. Salve. Ciao, grazie. È verissimo tutto quello che ha detto sto signore qua. In effetti fa parte della prima o seconda rivoluzione industriale, quando i preti davano i bambini proprio alle fabbriche per sfruttarli come bestie. È forse una delle pagine più nere che esiste. Cioè, ricordate che il prete ha sempre trattato il bambino e la persona come bestiame, non come persona, ma come bestia. Non esiste nel cristianesimo un concetto di essere umano. Pronto? Sono ancora Alessandro. Dimmi. Buongiorno ancora. Vuol dire che dalla normalità, siete molto lontani dalla normalità con quel che telefona prima e quel che telefona adesso. Perché di un insegnamento di oggi spaventoso da parte sua, pare che sia preti, mi voglia vedere come che ne fa odiare quando chi si lontana dalla normalità mille miglia, chi si invia verso la pazzia. Va bene, verso la pazzia. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Le persone, cioè i bambini venivano presi e portati in fabbrica. E ricordate che la gran parte delle lotte sociali, del secolo scorso, sono state proprio per bloccare il lavoro minorile nelle fabbriche. Ma non perché il prete non voleva che i bambini non andassero nelle fabbriche, ma proprio perché il prete si opponeva alle lotte sociali che volevano che il lavoro minorile fosse elevato, cioè che i bambini fossero protetti, ma il prete voleva venderli come schiavi. Ed era effettivamente venduti come schiavi, perché le fabbriche pagavano per avere bambini al loro servizio. C'era effettivamente questo concetto di bestiame. È solo la lotta sociale che ha portato a concettualità diverse. Però se la lotta sociale dovesse un attimino calare, cioè il pensiero delle persone dovesse cambiare un attimo,
La riforma sociale consisterebbe nel vendere le persone come bestiame. La riforma della società sarebbe ritornare al traffico di schiavi. Ritornando ancora al discorso di IVA, il problema è che su 4 miliardi di persone, quante persone possono sviluppare il Dio che hanno dentro, cioè l'energia vitale dentro, e farla funzionare, cioè capire che può funzionare, partendo dalla situazione in cui stavano vivendo in questo momento? Sono abbastanza poche, cioè è più facile che funzioni l'antibiotico contro la polmonite che non la persona abbia un campo vitale sufficientemente forte da bloccare lo sviluppo del virus della polmonite. Dopodiché, se uno pratica il crogiolo dello stregone o pratica il prendere nelle proprie mani la propria vita, sicuramente un virus della polmonite avrà più difficoltà a svilupparsi nel suo organismo, e il virus dell'HIV farà più difficoltà a trasformarsi in AIDS. Un cancro avrà più difficoltà a svilupparsi. Però una volta che uno ha questa, si prende questa malattia, comunque questa malattia tende a svilupparsi. Esistono anche dei casi di regresso, cioè dei casi di autoguarigione, ma quando si parla di casi di autoguarigione si parla di un caso su 100 milioni. Un caso su 100 milioni non dovrebbe nemmeno far testo, cioè dovrebbe servire per darci un'idea che c'è anche qualcos'altro, però non è possibile far testo. Io ho letto un articolo sulla sperimentazione, a proposito che si sta sperimentando adesso le cure anticancro, dove la sperimentazione di un farmaco è considerata buona, è considerato un farmaco da provare, da vedere se è possibile usarlo, quando dà dei miglioramenti nel 20% dei casi, cioè su almeno il 20% degli sperimentati. Se dà degli effetti un attimo positivi sul 20% della sperimentazione, può essere studiato, cioè può diventare una cosa da studiare, una cosa che promette qualcosa. Se andiamo sotto il 20%, i farmaci tendono a essere scartati perché la loro quantità di beneficio è considerata troppo bassa rispetto alla massa. Cioè noi per medicina ufficiale dobbiamo sempre riferirci alla quantità di persone, non alla qualità del singolo caso. E ti dico, io parlando di stregoneria, anche se parlo di energia, e ti dico, io conosco sia i termini dell'autoguarigione, perché li ho provati anch'io su degli aspetti abbastanza strani, e anche se non era lupus comunque, cioè il lupus è una delle peggiori malattie, sono contento che tu abbia la forma più leggera e spero anzi che ti sparisca, perché almeno quello che io ho letto sul lupus arrivava a mettersi le mani nei capelli. Per cui non era questo, non l'ho usata su questo, l'ho usata su cose minimali. Però ti dico, fare una promessa di autoguarigione alle persone, io ritengo che se facessi una cosa del genere andrei a truffare le persone personalmente. Per cui io non lo farei mai. Però presento nella mia filosofia anche questa possibilità, ma la presento come possibilità, come c'è una cosa là che si può prendere. Però non come promessa, non come obiettivo da raggiungere, non come verità da sviluppare. Una cosa è importante da sapere, che fra la medicina ufficiale e una serie di piccole malattie, di piccoli problemi quotidiani o anche di effetti collaterali, esiste un campo dove la medicina ufficiale è estremamente carente. Esiste, per esempio, se una zanzara mi punge o una vespa mi punge, io mi abbasso per terra, raccolgo una foglia di piantagine e la strofino sopra la puntura. Chiaramente faccio un'operazione di medicina naturale, però in commercio esistono delle pomate contro le punture, però nello stesso tempo non vado ad esaltare questa, perché è talmente minimale l'effetto che ho di una zanzara che non è che devo dire questa è una medicina che funziona meglio dell'altra. Vediamo. Pronto? Buongiorno, sono Luigi da Treviso. Buongiorno.